Ciao, bentornati sul mio canale. Oggi vi voglio parlare di Mitsubishi Electric e in specifico dell'LN Schirigamine Style. Allora, partiamo con i colori, cioè bianco, nero e rosso. C'è nella versione monosplit che multisplit. Nella versione monosplit abbiamo che le macchine possono essere 25, cioè 9000 BTU, 35, 12000 BTU e 50, che è il 18000 BTU. Le misure sono sempre le stesse, sia per i tre modelli, quindi 25 che è il 9000, 35 che è il 12000 e 50 che è il 18000, le misure sono sempre 31 cm di altezza, 89 cm di larghezza e 24 cm di profondità. La macchina è veramente meravigliosa. Infatti, presa a confronto di un altro split, questa pesa molto di più. Ha molta tecnologia, molti motori. Il gas che Mitsubishi utilizza è l'R32. Gas nuovo che serve per abbassare l'impatto ecologico. Le macchine nella versione mono sono molto efficienti, infatti hanno 3 a più in quasi tutti i prodotti, sia in freddo che in caldo, quindi avrò A più in tutte le versioni, quindi 25, 35, 50 in raffreddamento. In riscaldamento abbiamo 25-35 in classe 3+, quindi A+++, mentre la versione 50, che è il 18000, è un A+++, ma comunque un risultato eccezionale. Oltre a presentarsi esteticamente bellissimo, ha anche delle funzioni molto tecnologiche. Bassa rumorosità, quindi 19 decibel alla minima funzionalità. Quando lo mandate nella funzionalità di night, cioè di notturna, lui abbassa la rumorosità delle ventole, ma abbassa anche la rumorosità del motore esterno, cosa che è fondamentale per non dar fastidio ai vicini. Tanti non ci pensano, ma un prodotto di qualità serve anche a far sì che i nostri vicini siano tranquilli e che non abbiano il rumore del mio benessere. Chiaramente la macchina, essendo tecnologica, ha la sua applicazione, quindi si può gestire sia da casa che da remoto. In più ha un bellissimo telecomando abbinato al colore del nostro split. Quindi se lo scegliamo nero avremo il telecomando nero, se lo scegliamo rosso avremo il telecomando rosso e bianco. Abbiamo un sensore 3D di presenza che lui capisce dove siamo posizionati e in base alla nostra scelta, se freddo o caldo, lui sa dove siamo e modifica la spinta dell'aria. La distribuzione dell'aria l'abbiamo con due fessure, due alette che si muovono indipendenti. Questo permette di avere una maggiore distribuzione, una maggiore migliore distribuzione dell'aria in tutti gli ambienti, anche la mandata verso l'esterno, quindi con i deflettori che si muovono indipendenti e con i deflettori interni abbiamo il massimo della distribuzione dell'aria. All'interno della macchina Mitsubishi ha proposto un sistema che si chiama Dual Barrier Coating. Praticamente è un sistema che fa sì che la polvere, anche se ha impianto spento, non si deposita nell'interno, quindi facendo sì che la macchina si sporca meno internamente, rende molto di più durante l'anno, rende molto di più quando mi serve. Infatti è bene fare, in tutti gli altri casi, cioè in tutti gli split, fare una pulizia minima dei filtri, e trovate qua un mio video. La sanificazione, che serve per far sì che virus e batteri vengano eliminati, soprattutto prima di iniziare a utilizzare i nostri sistemi, perché magari sono stati fermi per mesi
quindi il deposito di polvere c'è comunque e va a infiltrarsi all'interno. In questo caso le macchine sono protette, quindi c'è meno sporcizia all'interno, il che garantisce meno manutenzione, quindi meno costi, ma anche più pulizia della macchina stessa. Mitsubishi pensa molto alla pulizia dell'aria, ha un sistema che si chiama Plasma Quad Plus, il che significa che riesce a neutralizzare il 99% di virus e batteri con un sistema elettronico. È anche testato contro il coronavirus, questo sistema. Ripeto, questa è una macchina top di gamma, è leggermente un po' più grossa degli altri split, ma si presenta veramente in modo eccezionale. Ho fatto degli altri video sempre sulla climatizzazione, di come pulirli, come è fatto uno split, come è fatto un motore interno. Andate a vedere se volete farvi una cultura sugli impianti. Quando scegliete un'azienda di installazione è bene, fondamentale secondo me, che scegliete un'azienda che vi dà anche assistenza post vendita, non solo quelle aziende che vi montano il prodotto e poi vi rimandano a un centro assistenza. Questo è un vostro diritto, quindi potete sempre recarvi in un centro assistenza, ma un'azienda che fa anche autoassistenza è il top, perché vi garantisce anche un'installazione fatta con cura e professionalità. È una cosa che secondo me va valutata in fase di preventivo. E con questo vi rimando, e se vi è piaciuto mettete un like, condividetelo e vi aspetto al prossimo video. Ciao!